Buongiorno e buona domenica a tutti. Iniziamo con la lettura del calendario liturgico. Oggi, in chiesa parrocchiale, alle ore 16, il battesimo di Fata Isabella e Federini Davide. Alle ore 18, in oratorio, il canto dei secondi vespri. E alle ore 18:30, in oratorio, la Santa Messa, per l'inizio del Palio delle Contrade 2014. In suffragio dei defunti Tosoni Marco e di tutti i collaboratori dell'Oratorio Defunti. Lunedì 9 giugno. Si ricorda Beato Mosetto Vini. In oratorio la Santa Messa alle ore 8 in suffragio dei defunti Bianchi Lucia e Piccinelli Giacomo. Alle ore 20:30, dal lunedì al venerdì, la replica del notiziario TRG. Martedì 10 giugno, alle ore 8, la Santa Messa in oratorio in suffragio dei defunti Lebran Fulgenzio e Giovanni. Alle ore 20:30, il Santo Rosario presso la Madonna del Buon Consiglio. Mercoledì 11 giugno, si ricorda San Barnaba. Alle ore 8, la Santa Messa in oratorio in suffragio dei defunti Teresa, Angelo ed Emilio. Giovedì 12 giugno, alle ore 8, la Santa Messa in oratorio in suffragio dei defunti Tomasoni Virgilio, Pino e Margherita. E presso la casa di riposo, alle ore 16:30, la Santa Messa in suffragio del defunto Biazzi Nicola. Venerdì 13 giugno, si ricorda Sant'Antonio di Padova. In oratorio, alle ore 8, la Santa Messa in suffragio della defunta Antonia Alfano. E al cimitero alle ore 20 la Santa Messa in suffragio dei defunti Boffelli Giuseppe, Lucia, Domenico e Maria. Sabato 14 giugno, presso la casa di riposo alle ore 16:30 la Santa Messa in suffragio dei defunti Piazzi Giambattista e Angelo, Gervasio Andrea e Barbieri Giulia. La Santa Messa in chiesa parrocchiale alle ore 18:30 in suffragio del defunto Monsignor Francesco Vergine. Alle ore 9 fino alle ore 11 le confessioni in chiesa parrocchiale. Domenica 15 giugno, la Santissima Trinità. Alle ore 8 la Santa Messa in chiesa parrocchiale in suffragio dei defunti Terenghi Lucia e Annibale, famiglia Gervasio Boffelli. Alle ore 10 la Santa Messa presieduta da Don Luca nel quinto anniversario dell'ordinazione sacerdotale in oratorio. La messa in suffragio dei defunti Pietro Boffelli, Tomasoni Agnese ed Antonio. In chiesa parrocchiale alle ore 18:30 la Santa Messa in suffragio dei defunti Puzzi Cesare Giuseppe, Grumelli Angelo, Margherita e Mario. Alle ore 12:15 e alle ore 20:30 il notiziario TRG. Diamo ora spazio a Don Luca in occasione della settimana della festa di San Luigi. È con gioia che entro nelle vostre case anche quest'anno in occasione della festa di San Luigi e del Palio delle Contrade 2014. Una settimana intensa, quella dall'8 al 15 di giugno. Una settimana intensa nella quale le nostre contrade, la nostra gente si sfida. Ma si sfida per che cosa? Si sfida per ottenere l'ambito Palio delle Contrade. C'è un fermento in paese, gente che addobba le proprie case, gente che va a cercare chi può tirare alla fune, chi può correre coi sacchi. Quest'anno, proprio come consiglio dell'oratorio e come consiglio delle contrade, abbiamo deciso di coinvolgere tutte le categorie delle persone, dai bambini fino agli adulti. Gli adulti, tutti siamo coinvolti domenica sera, solennità di Pentecoste. Alle 18:30 per entrare con la celebrazione eucaristica nel clima di preghiera. E non è a caso che quest'anno l'inizio della nostra festa, l'inizio di questo palio della festa di San Luigi, la festa del nostro oratorio, avvenga nella solennità della Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo. Per
Perché ogni collaboratore, ogni persona che entra in oratorio in questa settimana o che ci si incontra in questa settimana di festa, possa essere illuminata dallo Spirito Santo. E allora non siamo più noi ad agire e a parlare, ma è Dio stesso. Perciò vengono messi da parte i giudizi, vengono messi da parte le critiche e ciascuno pensa a quello che deve fare per il bene di tutti. Io faccio il mio pezzettino non per me, ma per il bene della mia comunità, per il bene del mio oratorio. Questo però da soli non è possibile. È possibile se siamo sotto, se obbediamo a Dio stesso, al suo Spirito. Ecco, allora domenica sera invocheremo abbondantemente lo Spirito Santo sul nostro paese, sulle nostre contrade, nei nostri cuori, nel cuore di tutti i collaboratori. Perché ognuno sappia dare il suo pezzettino con gratuità e gioia, non per se stesso, ma come ho già detto, per il bene di tutti, per il bene di Gottolengo. E poi insieme fare un momento di festa, un aperitivo insieme, perché dopo l'incontro con il Signore è bello che noi cristiani ci incontriamo tra di noi. E poi una tombolata insieme, offerta dai negozi del nostro paese, da tutte le attività della nostra comunità. E poi tutta la settimana è ricca dai bambini che lunedì e martedì si scontreranno in un torneo di calcio, gli adulti che faranno un torneo di briscola. Il mercoledì animeremo la nostra piazza con il gioco dell'oca. Il giovedì ancora in oratorio, dove gli adulti si sfideranno con il tiro alla fune, mentre i nostri preadolescenti e adolescenti con la corsa coi sacchi. Poi arriviamo al venerdì, dedicato ai più piccoli, con il lancio del tema del Grest, e attraverso i giochi preparati dagli animatori potranno far guadagnare anche loro, i bambini, punti per la loro contrada. E poi una serata di animazione. E il sabato, dove sul palco del nostro oratorio le contrade ci doneranno momenti di gioia, momenti di allegria e di serenità, e da una giuria esterna verranno valutati. E poi la domenica mattina, la Santa Messa, nella quale renderemo grazie al Signore per i doni che abbiamo ricevuto, e io in modo particolare renderò grazie al Signore per i miei 5 anni di ordinazione sacerdotale. Poi il pomeriggio, la corsa del palio, la cosiddetta corsa delle carriole. E la sera, ogni contrada vestita a festa, i suoi personaggi per la sfilata storica, aiutati dagli sbandieratori della città di Chiari, e uno spettacolo a sorpresa, degli artisti di strada in oratorio ci presenteranno una cosiddetta danza aerea. È una cosa nuova, è una cosa particolare. Ecco perché nessuno deve mancare. Perché? Certo per partecipare a questi momenti, ma perché vogliamo incontrare lo sguardo dell'altro. Vogliamo incontrarci, vogliamo dirci ti voglio bene, vogliamo dirci sono contento di vederti. Ecco lo scopo, credo, di questa festa di San Luigi, lo scopo del Palio delle Contrade. Certo, c'è anche la parte competitiva, ma la cosa più bella è incontrarsi come comunità cristiana, come persone, come cristiani, nella gioia dello Spirito. E questa festa dà inizio anche all'estate, ricca di impegni, ricca di appuntamenti, ricca di tante proposte. Per i bambini inizierà il Grest e poi per gli adolescenti il Follest, per i bambini ancora la montagna e poi il mare per gli adolescenti, per i giovani l'esperienza caritativa a Lourdes e poi, se riusciamo, anche un torneo di beach volley oltre che il torneo solito di calcio. Ecco un'estate ricca di appuntamenti, ma ancora perché? Per incontrarci, per guardarci negli occhi e dirci che siamo contenti di vederci, non per noi stessi, ma per il bene di questa nostra comunità. E allora, buona festa di San Luigi a tutti, buon Palio delle Contrade e che vinca il migliore. Perché possiamo vincere tutti nell'incontrarci, nella gioia e nella serenità. Grazie. Ed ora altri avvisi dall'oratorio. Oggi,
Dopo la Santa Messa delle ore 18:30, in oratorio, aperitivo delle contrade per tutti e grande tombolata gastronomica. Fino al 15 giugno, oratorio in festa, Palio delle Contrade. Per il programma è possibile consultare le locandine e il redone. Venerdì 13 giugno, alle ore 20:30, il lancio del tema del Grest 2014. Giochi per tutti i bambini che potranno far guadagnare punti alla propria contrada. Domenica 15 giugno alle ore 12:15, grande spiedo in oratorio. Le prenotazioni al bar dell'oratorio sia per asporto che per mangiare in oratorio. Presso il bar dell'oratorio ricordiamo anche che sono disponibili moduli per l'iscrizione al campo estivo in montagna e alla vacanza al mare. Inoltre sono disponibili i moduli per il pellegrinaggio a Lourdes con l'Oftal del prossimo agosto 2014. In comune invece le iscrizioni al Grest 2014. Inizia oggi la festa dell'oratorio, che avrà il seguente programma. Oggi, domenica 8 giugno, alle ore 18:30, Santa Messa di apertura in oratorio. A seguire l'aperitivo e tombolata gastronomica. Lunedì 9 giugno, alle ore 20:30, la gara di briscola e torneo di calcio per bambini. Martedì 10 giugno, alle ore 20:30, le finali della gara di briscola e torneo di calcio per tutti i bambini. Mercoledì 11 giugno, alle ore 20:30, il gioco dell'oca nella piazza del comune. Giovedì 12 giugno alle ore 20:30 il tiro alla fune per adulti e alle ore 21:30 la corsa con i sacchi per i preadolescenti. Venerdì 13 giugno alle ore 20:30 giochi a stand per tutti i bambini e lancio del tema del Grest. Alle ore 22 la serata in musica con i Frequency. Sabato 14 giugno alle ore 20:30 serata musicale con animazione delle contrade. Domenica 15 giugno alle ore 10 la Santa Messa in oratorio. Alle ore 18 la gara delle cariole e alle ore 20:30 gli sbandieratori Città di Chiari. Magnifico spettacolo di danza aerea, premiazione contrada vincitrice e fuochi d'artificio. Durante tutta la festa sarà disponibile il servizio bar. E per venerdì, sabato e domenica, specialità gastronomiche, con lancio degli anelli, la pesca e la fiera del libro. Lo scorso martedì 3 giugno, Don Luca ed i suoi compagni di seminario, con la celebrazione di una santa messa solenne, hanno festeggiato il primo lustro di ordinazione sacerdotale. Vediamo il servizio che ha redatto appositamente per l'occasione Paola Rodella. 5 anni fa, il 13 giugno 2009, nella cattedrale di Brescia, Don Luca è stato ordinato sacerdote dal nostro vescovo Luciano Monari. In questi giorni la nostra comunità parrocchiale si stringe a lui e con lui rende grazie al Signore per il dono del suo sacerdozio. È bello vivere insieme questo anniversario perché ci rende consapevoli di come il sacerdozio sia un dono prezioso non solo per chi è chiamato, ma per tutta la Chiesa. Fate questo in memoria di me. Sono le parole di Gesù che Don Luca, Don Massimo e Don Michele hanno scelto per la loro ordinazione. Le stesse che il sacerdote ripete ogni volta che celebra l'Eucaristia. Anche il vescovo, 5 anni fa, durante l'omelia dell'ordinazione, ha richiamato la centralità dell'Eucaristia nella vita del sacerdote e l'ha definita il vertice della vita sacerdotale, sollecitando a celebrarla e viverla bene per far sì che le altre dimensioni del ministero trovino il loro posto corretto. Proprio con la celebrazione eucaristica di martedì, Don Luca, Don Massimo, Don Michele, Don Andrea, Don Enrico, Don Gabriele e Don Omar hanno ringraziato il Signore per il loro sacerdozio e con gioia anche noi ci siamo uniti a loro. Preghiamo. Padre Santo, che nella tua immensa bontà mi hai chiamato all'intima comunione con Cristo eterno sacerdote nella terra.
preparavano a deciderci di entrare nel seminario. Questa amicizia, credo, questa gioia che ci ha sempre distinto anche in momenti non sempre facili, sia la ricetta per vivere il nostro sacerdozio, sia la ricetta per vivere e servire il popolo di Dio. Altrimenti, se ci lasciamo sopraffare dalle cose del mondo, o dagli egoismi, o dai giudizi di questo mondo, non andiamo da nessuna parte. E per non sbagliare, perché qui dietro c'è un tribunale, uso le parole del Papa Emerito, che nel 2010 parlava così a 15.000 sacerdoti, 350 vescovi, 50 cardinali, a conclusione dell'anno sacerdotale. Il sacerdozio non è semplicemente un ufficio, ma è un sacramento. Dio se ne serve e si serve di un povero uomo al fine di essere attraverso di lui presente per gli uomini e di agire in loro favore. Il sacerdote fa qualcosa che nessun essere umano può fare da sé. Pronuncia in nome di Cristo la parola della soluzione dei nostri peccati e cambia così a partire da Dio la situazione della nostra vita. Pronuncia sulle offerte del pane e del vino parole che spalancano il mondo a Dio e lo congiungono a Lui. Questa audacia di Dio, che ad esseri umani affida se stesso, che pur conoscendo le nostre debolezze, ritiene degli uomini capaci di agire e di essere presenti in vece sua, questa è proprio l'audacia di Dio. È la cosa veramente grande che si nasconde nella parola sacerdozio. Alla vigilia della sua ordinazione sacerdotale, in un'intervista rilasciata alla rubrica diocesana La Buona Notizia, Don Luca esprimeva la gioia per il dono ricevuto e il timore per il cammino che lo attendeva. Ancora non sapeva che di quel cammino avrebbe fatto parte la nostra comunità parrocchiale. Infatti, pochi mesi dopo, giovane e novello sacerdote è arrivato tra noi. Da allora sono passati 5 anni. Nell'arco di una vita forse non sono tanti, ma i primi 5 anni nella vita di un bambino, quindi nella vita di ciascuno di noi, sono stati determinanti. Abbiamo imparato a parlare, a camminare, a relazionarci con gli altri. Nel nostro desiderio di esplorare, conoscere, essere indipendenti, siamo caduti e magari ci siamo fatti talmente male da portarne ancora le cicatrici. Abbiamo fatto le nostre prime scoperte e provato le nostre prime delusioni. Forse tanti episodi li abbiamo già dimenticati e altri ne dimenticheremo, ma faranno parte sempre di noi, di quelli che siamo. Ed oso pensare che anche nella vita di un sacerdote i primi anni del suo ministero siano determinanti. E provo un forte senso di responsabilità nel pensare che come comunità parrocchiale il Signore ci ha donato di condividere con Don Luca questi primi delicati e preziosi anni del suo sacerdozio. Don Luca non è più il novello sacerdote appena uscito dal seminario e anche noi non siamo le stesse persone di 5 anni fa, perché in questi anni abbiamo camminato, condiviso gioie, fatiche, siamo andati d'accordo ma ci siamo anche scontrati, siamo cresciuti insieme e siamo diventati ciascuno parte della vita dell'altro. Il sacerdozio e la vita di Don Luca sono sicuramente segnati dall'esperienza che sta vivendo tra noi, così come le nostre vite sono segnate dalla testimonianza del suo ministero tra noi. La ricorrenza di questo anniversario è sicuramente l'occasione per festeggiare, ma anche per fare memoria e rendere grazie al Signore e del tempo finora vissuto insieme e per rivolgere a Don Luca il nostro più affettuoso augurio e ringraziamento, con la promessa che tutti e ciascuno ci impegneremo perché possa vivere sempre più in pienezza e con fecondità il suo ministero tra noi. E un altro lustro è passato da quel 14 giugno 2009, data in cui il Signore ha chiamato a sé Monsignor Francesco Vergine. Don Francesco così preferiva farsi chiamare, è ancora vivo nel ricordo di tanti e oggi vorremmo ricordarlo in modo speciale attraverso alcune immagini. Musica.
diamo spazio alla rubrica Accadde a, curata da Vittorio e relativa al mese di giugno. Primo giugno 1980. La CNN inizia le sue trasmissioni, introducendo il concetto di rete televisiva di notizie 24 ore su 24 e comunicando per prima dall'inizio di un conflitto militare. Nel 1991, infatti, l'inviato Peter Hernet trasmise da Baghdad le prime immagini dell'attacco, che dava il via alla prima guerra del Golfo. 5 giugno 2012. È previsto l'atterraggio del rover Curiosity su Marte, lanciato il 26 novembre 2011. Subito dopo l'atterraggio, effettuato con successo, il rover ha cominciato ad inviare delle immagini della superficie del pianeta rosso. Lo scopo della missione fu quella di investigare sulla passata e presente capacità di Marte di sostenere vita. 8 giugno 1987. Nasce il telefono azzurro, con l'obiettivo di dialogare con adulti, famiglie, insegnanti ed educatori che rilevino situazioni di disagio e vogliano capire come intervenire e come aiutare i bambini coinvolti. 18 giugno 1836. Viene istituito il Corpo dei Bersaglieri da parte del generale Alessandro La Marmora. Il compito assegnato alla nuova specialità prevedeva le tipiche funzioni della fanteria leggera, ma si caratterizzava, come nelle intenzioni del suo fondatore, per un'inedita velocità di esecuzione delle mansioni affidate ed una versatilità di impiego che faceva dei suoi membri. 21 giugno 1963. Giovanni Battista Montini diventa Papa Paolo VI. Il pontefice, natio di Concesio, davanti ad una realtà sociale che tendeva sempre più a separarsi dalla spiritualità e che andava progressivamente secolarizzandosi, di fronte a un difficile rapporto Chiesa-mondo, seppe sempre mostrare con coerenza quali sono le vie della fede e dell'umanità, attraverso le quali è possibile avviare una solidale collaborazione verso il bene comune. 1. Impegno Cultura e Sport Anziani organizza in collaborazione con Archivio Storico Memorie Gottolenghesi una mostra denominata Hobby Gottolenghesi. La mostra si svolgerà nei giorni 18, 19 e 20 luglio in concomitanza con la Sagra del Paese e si terrà nella sede dell'associazione dietro il comune. La mostra comprenderà tutti i tipi di hobby, dal modellismo a qualsiasi tipo di collezionismo o di interessi vari. Chiunque fosse interessato può rivolgersi a Battista Barbieri oppure a Piero Salvini. Saranno presi in considerazione solo abitanti di Gottolengo e, visto lo spazio disponibile, si prega di iscriversi in tempi brevi. A tutti i partecipanti verrà dato un piccolo ricordo della manifestazione. E con questo è tutto, io vi auguro una buona domenica e una buona settimana.